situazione in Alto Atesina è molto buona, devo dire i parametri sono tutti in linea con il piano e come ho detto prima sono stracontento per la grande attenzione che c'è qui sui fragili, sulle persone che si autodefiniscono invisibili, qui sono visibili, sono stati cercati in maniera capillare perché in questi hub viene chi può e nei paesini di montagna dell'Alto Adige c'è stato fatto un grande lavoro. Ma guardi, adesso noi abbiamo questa raccomandazione che chiaramente non è imperativa, quindi chi vuole lo può fare. So che il Comitato Tecnico Scientifico sta facendo delle valutazioni scientifiche e a questo punto non mi sento di entrare di spingere in un senso né nell'altro. Io posso solo dire, come vedete anche qui, delle indicazioni post osservazione, che il vaccino AstraZeneca ha sicuramente degli effetti collaterali che sono infinitesimi rispetto al fumo, alla pillola anticoncezionale o altri tipi di medicinali. Però capisco che la fiducia è un po' calata nei confronti di questo vaccino, ma io devo dire che ci dobbiamo oggi vaccinare con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Del Green Pass? Sono molto favorevole, specialmente se viene visto in un'ottica premiale. Qui chiaramente c'è quello della provincia che ha già molto di quello che poi sarà fatto a livello europeo, perché è quello che poi darà modo a livello premiale di poter viaggiare con meno restrizioni rispetto a chi non ce l'ha, per esempio. E Bolzano nel confronto di altre città, come le sembra? Ma io l'ho visto molto bene, devo dire l'ho visto molto bene. Come dicevo prima, secondo me la provincia si pone a livelli di eccellenza. Grazie. 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 Grazie, buon pomeriggio a tutti. Devo dire che così come questa mattina nella provincia autonoma di Trento, anche oggi qui nella provincia autonoma di Bolzano, ho visto delle buone pratiche. Abbiamo parlato anche di tracciamento, non dimentichiamoci di questo aspetto che è importantissimo e devo dire che qui si sta facendo davvero un eccellente lavoro, specie con un tracciamento rapido nasale di tipo antigenico e devo dire che questa è davvero una buona pratica che spero di mettere a frutto anche a Roma e di studiarla bene dal punto di vista sia logistico sia scientifico. Ritornando al piano vaccinale, qui procede come dal cronoprogramma. Devo dare atto di una grandissima attenzione che è stata fatta sugli over 80 proprio in accordo all'ordinanza numero 6 e sui fragili. Pensate che sui fragili questa provincia supera il 95-96%, quindi di fatto ha quasi chiuso questo importante capitolo. Questo hub è fatto davvero da manuale, ha la possibilità di essere scalabile, quindi quando a giugno avremo un numero più cospicuo di dosi può sicuramente raddoppiare le proprie capacità. Quindi questo hub da solo può arrivare a 4. Mantenendo il target, la settimana scorsa siamo stati su una media giornaliera intorno ai 460.000 giorno e chiaramente queste medie c'è sempre un discorso di bilanciamento delle dosi, però devo dire che se consideriamo la percentuale di somministrazione noi siamo sempre a livello nazionale mediamente intorno al 90% e ciò vuol dire che si sta lavorando bene. È importante mantenere ancora il punto sugli over 65 perché questo ci dà modo di vedere come effetto subito di derivata il calo delle ospedalizzazioni, delle terapie intensive
e anche dei decessi, e questo è molto importante, mettendolo assieme alle buone pratiche di comportamenti responsabili. Su questo non mi stancherò mai di lanciare un appello. Qui il mio ringraziamento va a una grande sinergia istituzionale fra la provincia autonoma, il comune, la Camera di Commercio, ma anche oltre al volontariato, alla protezione civile, fatemelo dire con molto orgoglio, ho visto qui lavorare nella parte sia logistica organizzativa e sia anche di somministrazione il personale della difesa, soprattutto gli alpini del comando Truppe Alpine, e qui ringrazio il generale Berto che è qui presente con noi oggi. Quindi questo vuol dire fare squadra. L'Italia, se lavora assieme, se fa squadra, vince e ne esce il prima possibile da questa pandemia. Vi ringrazio, passo la parola all'ingegner Cuccio. Grazie, buon pomeriggio, grazie Presidente per l'invito, grazie Commissario per le parole. Come è stato anticipato, noi siamo quasi in chiusura delle nostre visite sul livello nazionale. Mancano ancora poche realtà e credo che avremo il quadro non solo da come traspare dai numeri che insieme al commissario a Palazzo Chigi e alle altre strutture centrali, le regioni, le province autonome analizziamo, devo dire ora per ora, perché poi le scelte si fanno sulle analisi, sui dati, quindi quella sinergia che qua vediamo attualizzata in un centro vaccinale noi la riportiamo anche a livello centrale nel momento in cui si prendono le decisioni, che sono decisioni ovviamente che impattano sul livello nazionale e quindi su tante organizzazioni diverse. Questo, come ha detto il generale, è un modello, come dire, di centro vaccinale che racchiude in sé un po' le esperienze multilivello dell'organizzazione, quindi istituzioni, volontariato, strutture operative, forze armate, e credo che questo appunto sia un elemento di cui tener conto anche nel processo, come dire, di rientro alla normalità, chiamiamolo così. Oggi ci mancano ancora alcune settimane in cui dobbiamo tener duro. Con l'arrivo dei vaccini si faranno scelte diverse, il commissario l'ha anticipato, deciderà, ma una cosa è certa, noi dobbiamo mettere insieme il sistema emergenziale che in qualche modo ha consentito anche in questi periodi di andare avanti con quello che sarà la nuova ordinarietà, perché il paese non è terminato dagli altri rischi, arriveranno gli incendi boschivi, ce ne hanno di nuovo le inondazioni, ci saranno di nuovo problemi di rischio idrogeologico e così via. Quindi noi dobbiamo far rendere compatibili gli sforzi che noi stiamo facendo su una situazione importante come questa, che interessa tutto il territorio nazionale, con quella che è la nostra capacità di rispondere agli altri eventi. Questo è un elemento importante, è stato oggetto anche questo di una riflessione che facciamo, e ringrazio ancora il Presidente della Provincia Autonoma, ma una riflessione che porremo anche nel tavolo di coordinamento delle regioni, in particolare con la Commissione Speciale di Protezione Civile, perché come transitare la nuova ordinarietà in tema dei vaccini e la gestione emergenziale comunque che il Paese dovrà affrontare in futuro, speriamo sempre più lontano possibile, ma questo non lo decidiamo noi, è uno dei temi. Questo è il motivo per cui subito dopo anche questo incontro io mi fermerò con i colleghi della Provincia Autonoma di Bolzano a parlare di protezione civile, proprio per cercare di tarare alcuni elementi che consentano alla campagna vaccinale di continuare a fornire il nostro contributo, come è stato fatto fino adesso, nella logica sinergica che diceva il commissario, ma anche prepararci, come dire, al sistema di protezione civile che, come ben sapete, è deputato anche ad altro. Grazie. Grazie a tutti, anche grazie per voler ricordare il messaggio, soprattutto diciamo che deve essere il messaggio anche oggi. Abbiamo fatto tanta strada assieme, siamo a un buon punto, però non abbiamo ancora superato l'emergenza. Adesso bisogna stringere i denti, bisogna rimanere disciplinati. In attuazione questo vuol dire farsi testare, ovviamente usare il Corona Pass per tutte le possibilità che può dare anche ai cittadini, e ovviamente prenotarsi per il vaccino e partecipare a questo che è un atto anche di solidarietà, e soprattutto che non è soltanto un momento dove uno può fare un bene per se stesso, ma lo fa contestualmente per tutti. Grazie a voi e buona giornata. Grazie.
Salve.